Qual è il messaggio principale che vuole lasciare del suo intervento di oggi? Vodafone ha sempre avuto la sicurezza, in particolar modo la cybersicurezza, al centro della propria strategia per garantirla ai propri clienti e per accrescere il business e la sicurezza nazionale. Vediamo nella NIS 2 un'opportunità per accrescere questi livelli di sicurezza. Secondo noi è importante andare in continuità con quello che è stato fatto per il perimetro di sicurezza nazionale cibernetico e quindi valorizzare le misure di sicurezza già in atto. Una sua opinione sul 5G Italy? È stata un'iniziativa molto bella, è stato emozionante e bello partecipare, vedere tanti colleghi di tanti settori differenti che mettono a fattor comune le loro esperienze e che permette tutto questo di far accrescere la consapevolezza anche dell'importanza di nuove tecnologie e della sicurezza all'interno delle nuove tecnologie.